solito. Come al solito è molto pratico e dà consigli molto amichevoli e molto chiari. Allora, aspettiamo qualche consiglio da parte vostra. Consiglio, critica, cosa ne pensate? Per essere più costruttivo il discorso, se ci sono opinioni anche dall'esterno, no? L'ha già fatto praticamente, cioè, mancava una persona che facesse un po' anche da correttore, anzi, cioè, fino a che non è intervenuto lei direttamente, abbiamo avuto qualche problema anche a capire cosa stava succedendo, ecco. Ci auguriamo che in futuro non succeda. No, beh, dipende da noi. Lui ha detto che era tutto segreto. No, ma ripeto, io sono contento oggi perché inizia il sesto anno. C'è il Ferdeghino, abbiamo creato una società con degli uffici dove si potrà gestire al meglio tutto quello che vogliamo fare. Penso che sia la scelta giusta, altrimenti non l'avrei fatta, e adesso dipende solo da loro. Dipende da loro lavorare assieme, ma c'è tanto da fare. Ci sono i ragazzini, c'è il centro sportivo da gestire. Questa è la fase 1. Faremo una piscina, faremo un centro sportivo per riabilitazioni, faremo un albergo per i ragazzini in 30-40 case. Sai che lui è sempre molto scoperto. Beh, evidentemente è un impegno anche quello, puoi gestirlo. Ma essere qui con gli uffici, con le persone responsabili, chi ha i giovani, chi fa la parte sportiva, chi fa l'allenatore, è più facile che essere sbandati. Senza offesa, quando siamo arrivati non c'era niente. Adesso c'è una società. Ci sarà un consiglio nuovo, avrà tutto quello che serve per pensare al futuro. Dite i lavori che devono essere anche orgogliosi, certo, di far parte di un progetto così, che ci ha fatto crescere anche noi in 5 anni, certo, essere arrivati a livello nazionale, sulla bomba dei punti positivamente. Certo. Non so, vogliamo solo ringraziare, io penso a nome anche di tutti i miei colleghi. Beh, adesso ripeto, io gli faccio un augurio a loro, che esprimono il meglio di ognuno di loro, lavorando assieme, portandoci a risultati migliori, ma non solo per vincere, perché chi non vuole andare in Serie A? Ma per andare in Serie A bisogna avere una struttura per poi starci, e bisogna seguire tutte le regole di una società sportiva ben organizzata e funzionale, giusto? Assolutamente. Con le persone che devono collaborare con loro, sia ben chiaro. Cioè, nella nostra azienda noi facciamo delle strategie, ci riuniamo, le stabiliamo e c'è chi le eseguisce. Non sono io, perché non si può gestire 20.000 persone direttamente. Tutte le mattine. No, io rompo le balle a 6. Lo so. 10. Quelli più importanti. E vedo le cose perché ho più esperienza di loro, però se le gestiscono loro. E dove c'è la persona brava, non a caso ci sono qui due bravi, mio figlio e Damir, si vedono risultati. Non faccio nomi, in altri settori abbiamo meno risultati, meno dedizione, meno capacità, ma è normale. Giusto, Damir? Sì, per questo sono licenziati. Eh? Questi sono licenziati, è sempre molto pratico. Di solito c'è ancora meno. Vengono allontanati. Chiediamo al nuovo presidente appunto di tenere anche noi in considerazione. Come? Perché io mi ricordo, no, quando venne Vitale, disse: ma io non parlerò con i giornalisti, non vi dirò le cose. Chi l'ha detto? No, mi ricordo alla conferenza che fece Vitale quando disse che io non parlo con i giornalisti. Cioè, ma non chi è questo? Pino Vitale. Infatti non lo vedo, è già. No, non so se. No, onestamente io. Penso che anche il presidente della Riega parli con la stampa. Penso che anche parla anche con la nostra, figuriamoci. Lui impicchia quelli che non gli danno. No, a parte io oggi direi che è una giornata di festeggiamento. Lasciamo passare oggi. Da domani si inizia a ricreare le cose. Poi io onestamente non voglio difendere una persona. Siamo allenati. E non conosco bene i dettagli, ma da domani
siamo a disposizione per chiarire se c'è bisogno. Napoletano ha chiesto qualcosa. Ho fatto una considerazione. Mi sembrava. No, l'unica cosa che si può dire al Presidente è che speriamo che riesca a trovare collaboratori giusti per riuscire a formare una squadra che vada avanti per un po' di tempo e non come è successo ultimamente con i 6 mesi, 3 mesi, si cambiava direttore generale, direttore sportivo, eccetera, eccetera. L'augurio che gli possiamo fare è questo, certo non fargli dei nomi, quello non, io personalmente non mi permetto, non so se qualche collega vuol farglielo, ma certamente io non mi permetto di fare nomi. Per chi arriverà? Esatto, appunto. Ma io direi che oggi poi parla lui. È meglio parlare di ciò che si è sbagliato nel passato. Certo. E sono io che sono responsabile. Forse è stato quello, cioè sì, cambiare troppo spesso. Non sono onesto e sincero. Io Beppe Spalenza l'avevo a Recco, ho commesso un errore a portarlo in una società di calcio che non ha mai avuto esperienza. Sì, forse purtroppo pensavo che si adeguasse. Ma non tutti abbiamo la stessa dedizione, la stessa capacità, la stessa voglia. Ed è stato un problema enorme, evidentemente, quando ci siamo resi conto che era diventato un problema, con tutto il rispetto che ho a lui come uomo, ma non certo per gestire società di calcio, abbiamo dovuto allontanare. Ma non è l'unico, ce ne sono tanti altri, potrei menzionarli, alcuni anche supportati da persone che di calcio se ne intendono molto più di me. Zocchi mi è stato raccomandato da uno dei manager più importanti d'Italia. Quando lui mi ha detto prendilo che è bravo, io mi sono sentito sicuro. Mi ricorderò sempre che ho detto non so se è giusto o sbagliato, ma abbiamo scelto te. Non penso. Ma detto tutto l'anno scorso. Ma dico, va bene, l'anno scorso ha vinto tutto con la squadra di Zocchi. Sì, beh, d'accordo. Allora vi ha tagliato mano via, non so. Non le facciamo noi le scelte, cioè, io visto dal mio punto di vista forse sono esigente, per questo abbiamo 20.000 dipendenti, non era la finito trofei, non c'era finito, dico erano finiti i trofei, non c'era mica più niente da vincere. Sì, no, capito, ma allora vi ha tagliato mandarlo via, abbiamo sbagliato all'inizio alla fine. Per me non è stato lui certamente il fautore dei risultati, ma può darsi che mi sbagli io, chiaro. Bisogna sapere anche le motivazioni per le quali è stato mandato via, cioè, quello le sapete voi, non noi. Perché è stato mandato via? Appunto, lo sapete voi. Abbiamo ritenuto, forse io più degli altri, che non era la persona adatta per rimanere in un posto che è fondamentale in una società di calcio. Perché ci vogliono. Peraltro è andato via anche quello che è arrivato al suo posto. Sì, ma ci vogliono. Ripeto. È ormai, cioè, voglio dire. Non è andata così, non è che siamo. Per spiegarvi il perché io ho deciso di cedere il timone a persone che hanno più tempo, che se ne intendono di più, ma che al limite hanno più tempo da dedicare. Perché se non si ha tempo è difficile prendere decisioni. Basato su che cosa? Su 2 minuti ci vuole del tempo, ci vuole l'esperienza. Loro ce l'hanno e ben venga. Hanno un grosso vantaggio, che hanno i mezzi a disposizione. Ecco, questo. Volevo al Presidente, ma è un augurio oltre che una constatazione. Il settore giovanile quest'anno ha fatto molto bene. Tutte le squadre, dai bambini alla primavera. Quindi questo è un punto di partenza, evidentemente. No? Assolutamente. Credo che dalle parole di Gabriele si capisca che i giovani sono un punto fondamentale, il settore giovanile, ripeto, dai bambini che iniziano a dare calcio al pallone, che possono poi continuare un percorso o che possono solo divertirsi. Io ho detto, io a Spezia ci vengo da tanti anni per lavoro, conosco abbastanza bene Spezia. Non so, portatemi a vedere un bar bello come quello che c'è qui al Ferdeghini. Cioè, io credo che quello che si vede e si comincia a vedere, credo che le cose dopo devono essere vissute, devono essere mantenute, sia un punto di partenza eccezionale. E quando io dico la casa dello Spezia non intendo la prima squadra, intendo proprio tutto quello che è un indotto fatto dai genitori, fatto dai bambini, fatto da tutto quello che è il mondo intorno a una scuola calcio e una squadra di calcio che voglia avere a 360 gradi tutte le attività, diciamo, in pista. Questa è la cosa più importante. Sì, no, volevo soltanto dire un'altra cosa,
C'è una parola che ha detto Gabriele Olbi che secondo me è molto importante, che è rispetto. Poi ne aggiungo un'altra che è coerenza e la terza è senso di responsabilità. Io oggi ho chiesto al mio ufficio stampa, che mi segue un po' per altre attività, e sa che sono abbastanza diretto nel parlare, la dottoressa Sabatini. Piacere. E io dico sempre che il senso di responsabilità dei giornali, oggi dello sport non ne parliamo neanche perché la quantità di informazioni che escono tutti i giorni sono importanti, e sapere sempre quello che si scrive, capendo che qual è il danno che si crea. Io una conferenza stampa internazionale un giorno dissi che se quel giorno tutti avessero scritto sul giornale che Taccoli era gay, per me sarebbe stato difficile poter togliere dalla mente di tutti in poco tempo che io non lo fossi. Quindi il senso di responsabilità è che dobbiamo avere noi, che dovete avere anche voi, e per quello ho chiesto ormai la collaborazione, la massima da parte nostra sarà assoluta. Io tra l'altro mi occupo di comunicazione, relazione, quindi non è questo il problema, però ci vuole un rapporto che sia non sbilanciato. Questo credo che sia la cosa più importante, perché partire col piede giusto su tutti gli aspetti. Prego. L'ultima cosa per rispondere un attimo, lei è giornata attraverso tutto un senso di professionalità e di credibilità. Detto questo, volevo fare una domanda al patrono, a voi. Lei, io provo a vedere una cosa dal quarto posto, cioè lei dice abbiamo fatto determinati errori e non tutto è andato come volevo. Io la vedo in una maniera un po' opposta. Secondo me Manon Zocchi è comunque un dirigente molto preparato e non è... è probabilmente nella fascia più giovane, uno di quelli che ha, può avere una resa maggiore. Nelson Rich è una persona molto esperta e comunque una persona che ha una conoscenza del calcio molto approfondita. Pino Vitale, secondo me, dico sinceramente, anche se qua ha fatto degli errori, è comunque un DS molto importante, un valore aggiunto che poteva essere nello Spezia. Lo stesso Nato Cipollino, che da altre parti ha fatto bene. La mia domanda è all'inverso: ma perché queste persone che hanno un buon passato, che hanno sempre lavorato bene, che hanno dato dei risultati, arrivano qua e si imbottigliano, cioè, o non hanno un massimo? Cioè dipende da questo passaggio o dipende dall'ambiente o c'è qualcosa che non... Cioè non mi piace vedere anche dall'altro lato, perché secondo me non è tutto, può essere un elemento sbagliato. La mia opinione deve essere l'aria di Spezia. Perché no, se no le dico perché. Parlavo prima, mentre venivo qua, avevamo due secoli. A Varese giocava da campione, è venuto Pino a giocare, è andato via, ha ripreso a giocare, cioè, cos'è che può non essere? È l'unico, avevamo un muro, gli abbiamo dato dei soldi per andare via, è molto meglio di quelli che hanno giocato quest'anno, è chiaro, cioè, ma noi l'anno scorso abbiamo speso circa 1 milione per mandare via giocatori che sono andati in altre società giocando meglio di quando giocavano da noi. Claro, se Muro lo fosse stato, penso giocava. Se Buzzello li stava, penso giocava. Perché? Non si sa. Cioè, abbiamo, io non riesco a capire. Anche il dirigente. Lei sta parlando comunque di una stagione in cui lo Spezia ha vinto tutto. Scusi? Lei sta parlando di una stagione in cui lo Spezia ha vinto tutto l'anno scorso, quindi non è che l'aria di Spezia c'era anche. No, ma io ho detto l'aria per dire non so, forse no. Ma no, perché sta parlando di giocatori come elementi negativi, però. No, mi spieghi lei. Allora, noi abbiamo vinto tutto, d'accordo. È venuto un nuovo direttore sportivo, che ha un'esperienza notevole, no? È stato a Siena, è stato a Livorno, non era uno sportivo. Ha deciso, avendo carta bianca, di fare determinate scelte. Abbiamo speso, ripeto, 1 milione per convincere i giocatori ad andare con 100.000 in tasca da un'altra parte, prendendone degli altri. Faccio due esempi, Murulo e Buzzelli sono andati, qui giocavano così così, Buzzelli non era titolare fisso, è andato a Novara, è diventato il migliore del Novara, cioè, nella ripresa, almeno l'ho visto in televisione. La mia domanda è perché, non ti rispondo, non lo so. Forse bisognava insistere. Forse bisognava insistere. Capito, ma bisognava insistere. Come direttore sportivo, ma io devo rispondere alla tua età. Io penso, non è che quelli che abbiamo preso erano di seconda fascia, sempre il discorso. Se avessimo preso Gabriele Volpi, che non hai fatto il direttore sportivo, potremmo sbagliare, ma abbiamo preso gente di esperienza, cioè non si può criticare Vitale come uomo di sport, perché è stato, me l'ha spiegato due volte, non lo ricorderò tutta la vita, la Rondinella era un bar,
giocando per 8 anni in Serie C. È stata la Lucchese, ha dato risultati eccezionali. È stata l'Empoli, ha mantenuto l'Empoli a livelli che non c'è mai stato, ha smesso un anno fa, è venuto da noi, però anche lui ha fatto delle scelte, vedi Musacci che non ha mai giocato. Perché? Non lo so. Se l'avessi saputo dicevo non penso. Ma come fa a dire a uno che ha 40 anni di calcio non penso? Ma può essere la troppa pressione, o è troppo... La troppa? La troppa pressione, ma non dall'esterno. La pressione da parte di chi? Ma faccio un esempio, ma se non lo mettiamo più a mano, bisogna mandarlo a casa. Tieni così, per farlo adesso. È un po' quello che culpavamo prima io. Sono sincero. Io non ho capito perché ci succede un certo. Posso soltanto darle un esempio? Buzzelli, non ricordo una scorsa. Beh, però, ne... Mi dice Corradino, stiamo prendendo Buzzelli dal Varese. Io apro la televisione e vedo Buzzelli che sembrava che comandasse lui in campo. E ha fatto un tiro di punizione facendo un gol. Ma è vero che te lo danno? Sì, mi sembra strano. Capitano del Varese. Sì, ma dobbiamo dargli 200.000. E dagli le prendiamo. Viene qui, vado prossimo. Beh, allora, l'anno scorso per 2 anni di contratto mandiamolo via, ma quello non vuole andarsi, diamogli dei soldi così va via. Va via, avete visto cosa ha fatto il giro di ritorno a Novara? Allora, chi è? Era l'allenatore che lo usava proprio. Io dico l'aria per dire ci sarà qualcosa che non riesco a individuare. Quando era qui, era, non giocava con la Novara, attenzione. Posso cambiare? No, visto dal punto di vista. Vi faccio un altro esempio. Antenucci, mio figlio è bravissimo, un unico difetto, tiene col Torino. E mi dice... No, vabbè, insomma, Simone, diglielo che non è un difetto. In questa sala quanti torinisti ci sono? Io simpatizzante perché mio padre era del Torino. Allora non è un difetto. Diciamo che le tifoserie sono un po' simili. Quando gli dico Simone abbiamo preso Antenucci, madonna, sono stato contento. Vincente il campionato, cosa ha fatto Antenucci quest'anno? Scusa, perché? Non lo so, dico l'aria, sarà la farinata. Sarà Covid, sì, la Covid. No, il problema è che ci rimettono sempre i direttori sportivi che fanno queste scelte. La stagione di scelti i costi di altro numero di gol, magari calcio è facile, se tu ogni volta che un direttore sportivo sbaglia un giocatore lo mandi via. Sono spiegato. Posso permettere? Con i soldi che abbiamo pagato per il prestito e lo stipendio, il Cittadella ci gioca 12 mesi e arriva come noi. Da qualche parte c'è l'errore, è chiaro? Però... No, io personalmente c'ero. Prego. Quindi, innanzitutto sapete meglio di noi che non è una scienza esatta il calcio. E un calciatore fa una stagione in un modo, poi la fa in un altro, come un dirigente. Quindi non esiste una coerenza, non è una costanza. Secondo il campionato di C1 dello Spezia, bisognerebbe capire qual era il budget dello Spezia in quell'anno per capire se ha fatto bene o se ha fatto male. Perché prima Volpi ha detto una parola a noi importante: avete le risorse. Cioè bisogna vedere come quelle risorse vengono investite e in che modo vengono investite. Vi ricordate perfettamente che la squadra che quest'anno è venuta in B, che è il Trapani, ha perso un campionato già vinto. Io ero a Pisa, vedo calcio da quando ho 5 anni e ripeto, ero a Pisa, e se uno rigioca quella partita 50 volte la perde 49. Quindi ci sono dei momenti nella vita professionale, personale, in cui le cose girano bene, in cui le cose girano male. Io credo che lo Spezia l'anno scorso, nell'ultimo trimestre, sia stato bravo ma anche molto fortunato e abbia capitalizzato un investimento enorme per la C1. Poi ho visto un enorme entusiasmo che forse ha prevaricato la fase di pianificazione e programmazione, perché se uno si ricorda a settembre lo Spezia era fra i candidati, i nomi che c'erano all'interno dello Spezia Calcio per una Serie B erano impressionanti in ogni ruolo, e qui forse l'entusiasmo ha preso un po' più piede di quello che secondo me invece è l'aspetto di programmazione, di serietà, di gestione. E questo è quanto. Poi i campionati girano in un modo, girano in un altro. Sicuramente quest'anno non ha girato benissimo, credo abbia girato molto bene, perché se lo Spezia non vince il Crotone i pensieri diventano più alti. Poi fortunatamente abbiamo infilato 2-3 vittorie e oggi, grazie a Dio, possiamo riprogrammare una stagione in Serie B senza altri mal di testa. Quindi
io sono d'accordo sul fatto che il passato, come diceva Gabriele, serve solo per analizzare quello che si è fatto male, per non ricommetterlo o quantomeno affrontare in un modo diverso. Io suggerisco a tutti, cerchiamo di pensare a divertirci, a fare un campionato divertente, a programmare bene, a creare magari quelle cose di cui vi lamentate sugli aspetti di link societario, così lo voglio chiamare. Da questo punto di vista ci sarà il massimo impegno, però come ho detto deve essere sempre una fase di reciprocità. Rimane sempre un problema di burro e buzzecco. Non me lo spiegate. O se no un altro migliore. In Italia siamo 60 milioni. Siamo 60 milioni di direttori sportivi. Come logica, no? Perché ognuno c'è chi viene pagato per farlo. Come fa un telecontorino, un altro colmina? Cioè, è normale. Ognuno di noi vorrebbe fare la sua formazione. Lasciamo perdere il padre e la madre che vorrebbero giocarsi dei figli, ma ognuno di noi ha delle convinzioni. Purtroppo se ne sceglie uno e poi si critica tutto quello che uno fa. Come loro, sto parlando della logica normale, della logica di vita, o no? Però rimane il fatto, a carte viste, perciò ormai sappiamo cosa è successo, Muro e Buzzegro devono stare alla Spezia, gli è rimasto in a carte viste. Il bravo è colui che non vede le carte, sa come è più facile. Non è quello che hanno già visto, ma lì lo sapeva, grazie. È chiaro, probabilmente non c'erano persone in grado di gestire. La difesa dello Spezia, ditemi tutto quello che volete, non era una difesa per vincere la Serie A. La Serie B, giusto? Si poteva scegliere meglio. La carta è vista. E poi, se l'allenatore, se non pioveva, se il direttore sportivo, tutte busse, dico la regola. Qui i dati che contano è il risultato finale. E se uno ci pensasse, tornando indietro, probabilmente le cambia, no? Molte decisioni. Rimane. La vita continua, evidente. Penso che lo Spezia negli ultimi 5 anni ha fatto dei passi da gigante. C'è una società, c'è uno stadio, c'è più passione di prima, poi alla fine siamo arrivati a 51 punti solo. Se ci girava bene, andava a 55, ecco perché la faccia di parte, bastava l'ultimo di un partito. Non penso a sognare troppo. Ma ha riavvicinato la città al calcio. Cosa sì, con quanto la... siamo entrati di mezzo. Io parlo da quando sono arrivato io, perché quando c'era il mio predecessore non so cosa faceva, onestamente mi ricordo che metteva tutto il Genoa a Juve, l'ho visto in tele, ma non sapevo nemmeno cos'era. Però se si guardano i risultati, quest'anno è stato il record, ancora prescritto. Giocando male. Non c'è ancora la prescrizione. Abbiamo sì, che poteva essere giornale se niente cucina per il verso di cultura è cosa che non è difficile da raggiungere, però rimane sempre il Buzzegoli non è che con Buzzegoli vincevamo il campionato uguale, non è no, ma Buzzegoli è il concetto. Io ho seguito per un mese Sansovini e mettiamo un giovane, sarà il giovane non l'ho visto. Si ricorda? Cristian, la nazionale tutti. Cioè, è perché non ha mai giocato? Non lo so. E non sono in grado di valutarlo. Anche Romagnoli gioca nell'Under 21, non ha fatto bene. Se fossi un allenatore non lo chiamo. Ho capito. Ha giocato con noi. Io, avrei Romagnoli, per prendere, voglio 750.000 euro. Neuro delirio. Chi lo prende? È la metà. E qualcosa avrà fatto. Quando è venuto, bello alto e grosso, finalmente mi ha detto me l'ho ricordato? E mi dispiace perché è giovane, pieno di belle speranze, quando giocavo io, forse il pallone all'avversario due reti non glielo davo, non ero buono. C'è Marco, e criticare è facile, ma non dite che era la difesa forte. Più vicina. Beh, no, volevo fare una domanda lì, ma è il direttore generale. Sei prego. Vuoi sapere, è la vera cosa?
nella presentazione non ha detto che avreste fatto poi un consultivo nella stagione per decidere se proseguire la collaborazione. Quello che è il direttore generale, dato che sono cambiati due direttori sportivi, mentre lei è rimasto al Marazzo, no? Parleremo con voi. Volevo sapere come giudica il suo percorso. Il percorso da domani? No, fino adesso, dato che magari pare che siano stati due direttori sportivi, ma lei pare di Marrà, volevo sapere come. Ho anticipato prima che io mi sono rendo conto che non sono. Se permettete, sono cose che sono già detto al Presidente. Ce ne mettiamo al Presidente. No, anche perché dovrei coinvolgere delle situazioni, delle persone che è giusto che le coinvolga a livello pubblico. Le cose che io ritengo di aver pagato, è al corrente il Presidente Volpi e sarà al corrente il nuovo Presidente Tacco. Sia corretto mettere al corrente loro, quello che penso io, poi dopo uno dirà la propria, però pubblicamente non si è corretto nei confronti di altre persone o di altre situazioni. Sì, se scarica altri, sì, se si assume le sue poi. Io me ne sono assunte, ma ne sono assunte, ma sono delle responsabilità. Io ho sbagliato in questo, lo dire. Sì, penso di sì. Bene, la risposta è stata. Diciamo, per proseguire il rapporto civile, eccetera, eccetera, errori ne abbiamo fatti tutti. Io non accuso assolutamente Cipollini in maniera particolare, perché è una persona seria, conosce molto bene il calcio, è venuto qui con una situazione non molto bella e naturalmente anche lui ha commesso qualche errore, ma non è che li ha commessi solo. Io direi che oggi è un nuovo, è come chiudere un capitolo o un libro e iniziare un altro. Con effetto immediato, con le approvazioni del Consiglio, perché lui ci tiene, ed è giusto, è lui che così, abbiamo da domani o da adesso un nuovo gruppo dirigenziale. Si siedono, ognuno delle proprie opinioni, tra un mese, 20 giorni, da quando pensi? Speriamo che il 15 giugno. Prima 15 giugno ci sarà un programma chiaro, preciso, che viene stipulato dai nuovi con i vecchi. E vediamo cosa succede. Ci sarà un'altra conferenza stampa, chi parlerà di più sarà di nuovi. Io dovrò solo approvare quello che loro hanno deciso di fare. Penso che 99.900 verrà approvato, finanziario, cosa facciamo, e l'argomento continua. E inizia una nuova esperienza, con il Verdeghino in più, con un record in più, oltre alla tripletta, di 51 punti in Serie B, e buona fortuna a loro, ai giocatori futuri e a noi. Per il resto non vedo grosse modifiche o cambiamenti. E chiediamo a tutti la miglior collaborazione per aiutare anche i giocatori a crescere, e sono molto sensibili a questo. A qualcuno la critica fa bene, a qualcuno fa male, però ripeto, io non sono un giornalista, non so. Io sono andato, la più grossa soddisfazione sportiva di quest'anno, venerdì sera alle 4:30 al ritiro della prova, ho parlato per un'ora circa con gli atleti. Ho visto una dedizione, un attaccamento, una grinta mai vista prima. Tant'è vero che hanno vinto di un gol a Brescia, di 8 gol, e questo è quello che si riesce a smuovere. Ma non riuscirei mai a farlo. Sono andato negli spogliatoi dello Spezia, sono troppo lontano. Io conosco il portiere della Prolecco e Fellugo, e so cosa dire per stimolare, ma non conosco come stimolare Sansovini o Casa, non li conosco, non li frequento, non so cosa pensano, non so cosa gli dice l'allenatore, non so, poco, perché bisogna viverla di più. Sono qua, cioè, quando io vado in Isera, conosco Miscoli, Simone, Matteo e gli altri, tranquillo. E mi conoscono anche loro e sanno già. E siamo stimolati.
c'è la sinergia, è chiaro. Questo è un po' in sintesi, in maniera pratica e amichevole, ciò che sta succedendo. Giusto? Se non ci sono altre domande. Adesso vai. Il Ferdeghiglio lo andiamo a visitare quando? Adesso. Adesso? Facciamo. Allora.